degli appunti, ieri fatto rinviare sulla qualità di terra. Allora, questi giorni sono stato proprio colpito dalle telefonate che mi hanno fatto quasi tutti i giocatori della rosa quando Rimini è fallito, purtroppo. Quasi tutti i giocatori, tranne la Siski che gioca in Polonia. Mi hanno telefonato per fare in bocca al lupo. E questo testimonia il valore non solo tecnico ma morale di quella squadra. Perché stare 6 mesi, non un giorno, ripeto, senza prendere stipendi è stato veramente un atto di amore verso se stessi, verso il proprio lavoro, ma anche di rispetto verso i tifosi e verso la città di Rimini. E quindi, ma io sono convinto che siano bravi ragazzi anche quelli che troverò. Io penso di avere difetti che hanno tutte le persone, ma di saper amalgamare una squadra, sotto l'aspetto anche e soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché quella è la cosa principale. Perché se sei carico, se sei fiducioso nei tuoi mezzi, se fai gruppo, se fai squadra, puoi far bene in tutti i campionati e specialmente anche in Serie C. Dopo è logico, devi trovare ragazzi che ci tengono, che rispettano il gruppo, però sono convinto che ci saranno tutti questi pregi poi nel gruppo che troverò. Tra l'altro ci sono molti riminesi in rosa e parte di questi saranno i bambini che venivano a vederti sugli spalti del Nero. Vabbè, ma non è che allenavo nel 1900. Ma questi sono 18 anni, 19 anni, quindi 10 anni. Vabbè, 19 anni, non sono pochi, però ha detto anche una grande cosa al presidente. Nella vita di un tecnico è importante anche che squadre allenare. Ci sono squadre con ambizioni di promozione che ti mettono a disposizione tot giocatori, e poi ci sono qualche volta squadre dove devi andare per la salvezza e hai a disposizione altri giocatori. Io mi ricorderò sempre e porto l'esempio di Trapattoni, penso è stato tra i più bravi allenatori in senso assoluto. Andò una volta a Cagliari, dopo 10 giornate tornò via, perché dopo se alleni, uno deve essere bravo per vincere, deve essere bravo, ma con Gullit e Van Basten vinci più facilmente. Massimo? Leo, hai detto che hai visto la partita con la Triestina, no? Che è stata penso la miglior prestazione, c'era anch'io sulla partita di Bolivia. Chiedo, proprio pensando a quella gara, qual è l'aspetto migliore e diciamo il limite maggiore comunque di una prestazione buona che hai riscontrato quel giorno? Io il limite può essere, qua c'è stata un paio d'azioni a Triestina dove un po' c'è stata qualche ingenuità, però c'è stato il grande pregio che la squadra ha giocato a 200 all'ora per tutta la partita, e il pregio che mi sta molto a cuore che ha giocato con grande generosità. Comunque è una squadra, penso che lotti sempre, che non si dia mai per vinta. Io c'ho un amico che fa adesso il preparatore atletico a Pordenone, mi ha detto che ha fatto soffrire molto anche il Pordenone, che è prima in classifica. Ha detto comunque è una squadra, dice, che hanno dato tutto anche contro il Pordenone, e questo è la base per fare un buon lavoro. Quando c'è una squadra generosa è la base per fare un buon lavoro. No, ancora no. Nei besti giorni poi domani, ieri ero pronto per andare a Terni e poi sono venuto in tarda serata a Rimini, quindi, però sicuramente Luca lo sentirò, perché tra l'altro quando io stavo a Rimini lui stava nella primavera del Rimini, allenare nella primavera del Rimini. Ho allenato il figlio. Volevo chiederti due cose. La prima, hai già parlato con Ricchiuti, ti ha detto qualcosa di problemi di spogliatoio, eccetera, non va anche dall'altro tempo, eccetera. Secondo, tu sei stato sempre abituato a lavorare con, cioè hai letto idee di rosa, magari pochi, insomma, giocatori numero sufficiente, insomma, ti fissi su un gruppo ben delineato, qui ti trovi con 28 giocatori, pensi che sia un ostacolo? Magari aiuto a scegliere meglio. Li vedrò tutti e poi sceglierò quelli
i più bravi, non solo i più bravi, quelli più idonei a fare un certo gioco e a fare, e a fare punti, cercare di fare punti. E quindi non è, certo, qualche volta quando fai certi allenamenti, magari momentaneamente, ma uno fa un po' per uno, non penso che non sia un problema. E per quanto riguarda i problemi spogliatoio, io non domando mai i problemi spogliatoio. Ma che quadro ti ha delineato? Così no, io con Adria non parliamo di problemi spogliatoio, perché lo spogliatoio ci voglio vivere io per dire se hanno problemi, non hanno problemi, se ci sono problemi o no. Poi ognuno ha il suo carattere, ma ripeto, io non ho avuto mai problemi con i giocatori, da nessuna parte, solo a Cremona. Vabbè. Lì, si vendevano le partite, no? Dai, con Ballanti, dai, con Ballanti era Rimini. Con Ballanti ha avuto problemi in Rimini. No, io. Perché, se c'era, perché non ho avuto problemi. Ballanti non mi piaceva il comportamento. Cremona era te il problema, era te il problema Cremona. Non è che era anche buono. Mister, una cosa. Cioè, qui a Rimini ovviamente sei una sorta di remida, insomma, quando tu.